Era una No, io vi giuro, serie. ragazzi, cioè vi giuro, parlare dei giocatori e giudicare i giocatori del Milan con Pioli in panchina, cioè, è come lamentarsi di una classe che va male con un non laureato e un non diplomato, con uno che ha la quinta elementare a fare da maestro. Cioè, è proprio un errore concettuale. Non c'entrano nulla gli alunni. Cosa devono fare gli alunni se No, quello però non ha tu finito ormai le ne hai le elementari? cose. Cosa devono fare gli alunni se quello non ha finito le elementari? Se c'hai un allenatore vergognoso, mi dite che colpe dovrebbe avere la squadra? Ah, non è colpa di Pioli, ok. Stessa Non si bianda, stessa toccava, banda di scappati di casa che l'anno Paolo. scorso È ti un poggia le tifo palle per in la testa. Serie. Sempre È un lei, eh? tifo per la Serie. Hai messo Messias. Cosa non c'hai, Leao? Ma dove vuoi andare? Qual è la colpa di Pioli? Che hai una squadra ridicola. Qual è la colpa? Cosa L'anno poteva fare? scorso Oh, mi ma l'anno ricordi però scorso, che ti ha. Ah, miracolo! è Hai un messo miracolo quel l'anno scorso! miracolo! E non è un miracolo Te l'ho questo! regalato io! Te E non è l'ho un miracolo questo! È un regalato io! miracolo l'anno scorso! È Non è un un miracolo miracolo! questo! Te l'ho Ma vai a fanculo, regalato! È va! un Ma gioco! vai a Te l'ho fanculo, va! regalato! Era Babbo Natale! Te l'ha regalato Simone Inzaghi l'anno scorso! Siete una squadra di merda! Cazzo! Ho Sei visto le grandi miracolati! Hai un individuali del. miracolo! Avete Non sei perso neanche tu quello che 11 sei! partite! Non Avete sei neanche perso tu 11! Avete perso col Monza! Con lo Spezia! Avete perso con tutti! Avete perso! E mi parli di squadre degli altri! Ma Sei di un che cazzo miracolo! parli? Sei Ma di un miracolo e parli! Cosa che tu cazzo tipichi? parli? Cazzo, ti odio allo Ah, vaffanculo, va. Zaleoni! Salamella! Ma dove cazzo vuoi andare? Salamella, ciao di la notte da leoni, ma dove cazzo vuoi andare? Dove vai con sta squadra di merda? È un regalo l'anno scorso, tenetevelo stretto! Fate schifo al cazzo! Dove vai? No, se io il regalo me lo tengo strettissimo, lo scudetto me lo tengo strettissimo, mi va bene così. Che sia un regalo o non sia un regalo, rimane mio. Un po' too much, è stato un po' molto carico. No, ma io non la posso vedere Cohen così. Luca. No, fallo entrare Ma è che è iniziato uscito. a defluire il traffico. È Vado, uscito raga, Manfred. torno a casa. Ciao Un Manfred. abbraccio a tutti. Ciao Un abbraccio a Manfred. No, ma tutti. c'è. Ciao, soprattutto a Torre, meritatamente in finale. Grande interista, Torre. Abbiamo preso impazzito oggi, Abre. Magari per poterne qui discutere le dichiarazioni di Sì, Pioli, che ha infatti, fatto. parliamo delle dichiarazioni, va Manfred, Andre. Parliamo delle dichiarazioni, Eccolo ce l'ho qua. qui. Affanculo. Milan irriconoscibile, che termini. L'Inter ha fatto meglio di noi nel primo tempo e ha fatto due gol. Noi abbiamo fatto meglio dell'Inter nel secondo tempo e non siamo riusciti a far gol. Questo fa la differenza a questi livelli. Al settimo minuto l'Inter non era ancora entrata nella nostra area. Primo angolo fa gol. L'Inter nel primo tempo ha avuto la meglio in molti duelli e sono stati molto bravi a fare due gol e la partita si è complicata, ma ho visto una grande reazione. E dobbiamo ripartire dal nostro atteggiamento del secondo tempo. Oggi abbiamo sbagliato troppo nel fraseggio. È chiaro che ci vuole una prestazione diversa rispetto al primo tempo, ma molto più vicino al secondo tempo. L'arbitro, ho visto in tante situazioni metà a metà, due pesi e due misure. Vediamo, la speranza è che ce la possa fare. Uno che va in conferenza stampa a fare queste dichiarazioni non è degno di indossare la maglia del Milan e di allenare questa squadra. Deve essere cacciato seduto a stante. Mi prendi Abate. Io la semifinale di ritorno me la voglio giocare con Abate. Posso avere questo diritto? Chiedo troppo? Ma la domanda è cosa avrebbe dovuto dire? No, Altrimenti. infatti, sulle Devi dichiarazioni, dire, che ho cazzo sbagliato mi tutto. vuoi dire? Sono un idiota, chiedo scusa. Questo deve dire un allenatore una Beh, il volta che fa una ragazzo partita del l'ha detto genere. Milan irriconoscibile. Sì, Ho però capito. Luca, E potevi magari dare ce l'avevo il secondo aggiunto tempo. io. Il E secondo magari ero tempo, io di l'arbitraggio. Pioli stasera. Vabbè, ma sull'arbitraggio che cazzo ha detto? Ha detto solo di mezze situazioni, non ha detto chissà Sì, cosa. Dai. appunto, non lo Quindi dire. di Krunic non lo Ma dice. gliel'avranno chiesto, ragazzi, A me gliel'avranno no, chiesto. a me Eh? l'idea che mi ha dato, ragazzi, è che come se il Milan fosse entrato in campo per non perdere, anziché per Ma quello che ti ho Andre, detto, è quello che ti ho Andre, detto però subito. partiamo, È entrato in partiamo da un campo per. presupposto, ragazzi, però partiamo da un presupposto. L'Inter in questo momento sta molto meglio del Milan ed è più forte del Milan. Senza Leao è 10 volte più forte del Milan. Quindi iniziamo a dire le cose come stanno. Non è che adesso bisogna per forza prendersela con Pioli, prendersela con i giocatori. L'Inter è più forte, boh, e l'ha dimostrato, c'è poco da fare. Ad oggi è così. Però.
Però io non posso continuare a sentire il Milan senza Leao, il Milan senza Leao. Cioè voi dovete fare continuamente... porca puttana, Ilaria, il giocatore più forte del mondo. Ma Skriniar da 10 mesi, però. No, ragazzi, è Lukaku, sì, ho capito, ma il peso specifico, ragazze, il peso specifico, Skriniar vi manca da 3 mesi e avete già imparato a giocare senza Skriniar. A noi Leao è manca da 3 giorni da tempo. Sono due cose diverse. Dopo Darmian, cioè nel senso... Gioco con D'Ambrosio a volte. Cioè, ma Darmian che sta facendo benissimo, Manu. Darmian sta facendo benissimo. Sta facendo anche tutte, però. Cioè, non ho... Io, se si fa male un difensore, ad oggi, dico chi caspita metto, cioè, capito in che senso? È normale come io che se si fa male Giroud. Ma tu ti ricordi, Lu, tu ti ricordi l'anno scorso Skriniar? Leader tecnico dello spogliatoio. Cioè, però ascolta quello che ti dico, a te Skriniar manca da 3 mesi, l'anno prossimo non ce l'avrai, hai già imparato come sostituirlo. Io Leao l'ho perso a 3 giorni dal derby, già con Leao magari lo perdevo il derby, già con Leao lo perdevo. Non è gran cambiamento. Senza Leao figurati un po'. Pensi prima questo. Un po'. Puoi arrivare all'ultimo senza un giocatore. Se c'era Leao, dovevo fare sempre affidamento. Per favore, se facevo affidamento a lui, cosa fa? Ma quelli sono fatti nostri. Io ti sto solo dicendo, che anche con Leao l'avrei perso. Stai gongolando? Sì. Ma non vuoi dire niente a Centonze? Che Centonze era un po' uno che ti diceva, no, no, ma io sì, che discute. Io sono nero, fammi parlare, scuro. Torre, non parlare a caso. No, oggi tu devi fare una cosa, chiedermi scusa e poi puoi parlare. Scusa, questo qui ha perso lo scudetto con questa squadra qui. Ma ancora, ma siamo i Crane Champions. Ma non me ne frega una strega, hai fatto vincere lo scudetto a sta roba qui, a questa squadra qui. Ti rendi ma fa conto? Niente, tu ti fa rendi niente, conto? Siamo i Crane Champions. Va bene, ma non mi interessa, non sto partendo, però ogni volta sta dritto su Inzaghi. Non mi piace, ma mi piacerà. Come cazzo ve lo devo dire? In inglese? Ma non può non piacere. Torre. Non mi piace, Inzaghi, non mi piace, punto. Sono forti i calciatori, l'Inter è forte, l'ho sempre detto, e 70 volte ma che cosa lo dico. C'entra? Non c'entra nulla. Non ascoltate, 400 campioni di Inter, non ce l'ha nessuno, voi non l'ascoltate, perché da qua vi entra e da qua vi esce. Emanuele, posso dirti una cosa? Posso dirti una cosa? Per fare la partita, Hendrix, ti esce Bennacer, ti entra Messias, a me esce Mkhitaryan, entra Brozovic ed entra Lukaku. È già ma lì. Non è in dubbio. Ma ti posso dire una cosa? Emanuele, una alla volta, ragazzi, Emanuele. Mano, fai rispondere. Ok, ti rispondo. L'errore, infatti, è che esce Bennacer ed entra Messias. Perché tu lì potevi... Lì tu mi prenderete per il culo, volete chiamarlo Pippa, volete dire quello che volete, ma lì, visto che tu stai già perdendo 2-0, puoi mettere un giocatore offensivo come CDK, lasciare Brain Diaz esterno, perché tanto Brain Diaz al centro fa cacare. Ma cosa avevi da perdere, Katia? No, ma cosa avevi da perdere? Ma è un depre. Al 17esimo è uscito Messia, quando hai rischiato di prendere già subito il terzo gol, perché ricordiamo anche il palo che ha preso Cimanoglu. Sono l'ultimo che... Tu mettevi, allora già in realtà se tu grazie meritocrazia a Napoli, il Milan lì ha giocato in maniera un po' più truccata, tant'è vero che dicevano che questa sera poteva effettivamente giocare col baricentro un pochino più basso. Aver giocato col baricentro alto con questi giocatori che poi per caratteristiche questa sera abbiamo visto che hanno faticato, perché poi soprattutto a centrocampo non riuscivano a fare filtro, è stato... Katia, ma a me che Brahim mi scarta due giocatori in mezzo a un fazzoletto e poi non sa passare il pallone, non mi interessa. A me non però interessa quel tipo di lavoro lì. Come va il vento. Cioè contro il Napoli Brahim no, ho sempre Maradona. Detto che a me Brahim non piace. Ho sempre detto che a me Brahim non piace, Manuela. Anche con Napoli. A te il Milan col Napoli non ti è piaciuto? Era un Milan di merda quello? No, a me è piaciuto il Milan col Napoli e Brahim ha fatto due buone partite. Brahim ha fatto due buone partite, ma rimane il fatto che a me come giocatore non piaccia. No, ragazzi. Vabbè, secondo me prese di quindi concordi con noi quando prima abbiamo detto che effettivamente dei problemi, ragazzi. Cioè, se si va per allora, pregiudizio ragazzi... è inutile secondo me analizzare la gara, perché ormai sì, l'Inter Pioli è scadente, che Brahim Diaz fa schifo, no. Che Calabria vabbè, Brahim Diaz oggi fa una buona partita, Katia, che ti devo dire? Cioè che ti devo dire? Va bene Hendrik, veramente dopo che hai rischiato di prendere il terzo gol e neanche 20 minuti vuoi mettere un altro attaccante? Già, per le caratteristiche era già anche troppo offensiva, cioè, non era possibile. Appunto, ma tu eri già offensiva, un attimo tempo, poteva finire benissimo 4-0 per l'Inter, cioè, e nessuno avrebbe potuto dire nulla, Ma proprio perché eri già offensiva, capisci che in mezzo al campo CDK è di sostanza molto più di quanto sia Brahim? Ma che sostanza? Ma l'hai visto il gol che abbiamo preso con la Roma per colpa sua? Cioè, ma capisci,
capisci, Luca, che a livello proprio fisico, a livello fisico, Brahim marcato dai tre centrocampisti dell'Inter è inutile. Poi te ne salta due, ma sbaglia l'appoggio. Te ne salta due, ma sbaglia il tiro. Non me ne frega nulla che ne salti due.